Megan Theolis è diventato un seguace dell'oscurità. Solo tu potresti fermare Morgoth. Prima o poi dovrai trovare le risposte. Ora devi seguire Megan Theolis attraverso la porta dimensionale. Lo spirito di Quirrius ha parlato. Se resta qualche speranza, è nelle tue mani. Cosa ti porta in questo luogo ridotto in macerie, strano? Sono Gaia, il fantasma del mondo. Ti trovi davanti a quella che un tempo fu la grande fortezza delle dimensioni. Cerca un calice di cristallo nella fortezza delle dimensioni. Usalo per estrarre l'acqua degli elementi dal pozzo chiraniano.
e purifica la mia sorgente. Un po' di tempo fa è passato un mago di alta statura, con una barba nera e un'espressione non troppo amichevole. La fortezza galleggia tra le dimensioni come un'isola. Ai tempi del suo massimo splendore era praticamente inespugnabile. Posso sentire il potere dell'acqua degli elementi. Sono contento che tu l'abbia trovata. La mia sorgente, straniero, mi dava la pace di cui ho bisogno per sentirmi parte di questo mondo. Straniero, ti ringrazio per il tuo aiuto. Mi piacerebbe dimostrarti la mia riconoscenza. Thank you.
Maestro, maestro Kiraniano, il maestro è tornato. Come può Psion servire il maestro? Sì, poco tempo fa è venuto un altro maestro. È entrato nella fortezza delle dimensioni e ha disattivato il teletrasportatore dopo averlo attraversato. Psion. Psion aiuta il maestro come facevano altri Psion prima dell'invasione dei demoni. Oh!
Sion aiuterà il maestro. Ha trovato il maestro una cellula d'energia. Sion ora passerà dall'altro lato e riparerà il teletrasportatore per il maestro. Sion ha riparato il teletrasportatore. Il maestro può usarlo. Sion ringrazia il maestro. Maestro, può Sion... La fortezza delle dimensioni è altamente protetta da anelli difensivi. Theodis? No, no, Gollin può spiegare tutto. Sì, tuo padre. Il suo nome era Pentadonis. Un giorno, molto tempo fa, mi chiese di metterti in salvo. Gollin non ha mai trovato il momento adatto per dirtelo. Non so, immagino che... volesse proteggerti, ecco. L'amuleto che porti al collo è la chiave che ti permetterà di entrare nella fortezza. Gollin non può dire altro. A volte il destino ci riserva cose che dobbiamo scoprire da soli. Buona fortuna! Thank you.
Miserabile disgraziato! Non sopravvivrai alla maledizione della piaga delle mosche! Fu così che il mio discepolo si incontrò con Meganteolis, il traditore. Voleva lanciarsi su di lui, sfidarlo. Ma Meganteolis arretrò e iniziò a raccontare la sua storia. Non giudicarmi senza aver sentito prima la mia storia. Se avessi saputo che eri vivo, per tutti questi anni ho pensato che tu fossi morto e di essere solo. Golin ci ha ingannati entrambi.
Quando ho sentito per la prima volta il potere del tuo amuleto nella Torre della Conoscenza, ti ho riconosciuto, fratello mio. Proprio così, fratelli di sangue separati tanti anni fa, siamo i due unici portatori di questo oggetto ancora in vita. Sì, è vero. In questa fortezza non c'è più nessuno. Tutti gli altri kiraniani sono morti. Sono stati i nostri antenati kiraniani a liberare Morgoth e a sfidarlo, ma Morgoth li eliminò. Tuttavia dovette pagare un prezzo molto elevato. Le sue ferite lo costrinsero ad abbandonare la sua forma materiale. Ah! Non saremmo riusciti a sopravvivere se non fosse stato per quello. Ma ora, in qualche angolo della fortezza, il suo cuore sta per plasmare un nuovo corpo. Se solo sapessi dove! Non senti che via via che si alimenta del nostro mondo il suo potere cresce? Non ci resta molto tempo! Dobbiamo fermarlo prima che la sua manifestazione sia irreversibile! Combattiamo insieme come fratelli! Vendichiamo il nostro popolo e diventiamo i veri eredi dello spirito dei kiraniani! Non appena avremo sconfitto Morgoth, diventeremo i padroni della fortezza delle dimensioni. Saremo i più potenti maghi che abbiano mai abitato le terre di Uria! E tutti obbediranno ai nostri ordini! Ah!